alla fase di transizione segue la fase espulsiva. La fase espulsiva, abbiamo visto, è caratterizzata proprio dalla comparsa del riflesso espulsivo. Le contrazioni in questa fase continuano a mantenere o riprendono, se l'avevano persa, la loro regolarità. Sono contrazioni quindi che durano mediamente un minuto e continuano ad avere un intervallo tra una e l'altra di circa 3 minuti. La percezione, come abbiamo visto, tende a cambiare. La percezione dolorosa, più che essere percepita a livello viscerale addominale, può essere percepita a livello di articolazioni del bacino e si può di nuovo percepire ancora del dolore all'interno, sulla parte interna delle cosce. Tutte queste sensazioni sono proprio date dalla massima apertura del bacino. In particolare possiamo vedere che quando il bambino scende lungo il canale vaginale, il coccige, che è la parte terminale della colonna vertebrale, tende a spostarsi indietro e questo determina un maggiore spazio del bacino per permettere il buon passaggio del bambino. Inoltre, quando la testa scende, arriva a premere sull'intestino, quindi sull'ano, e quando la testa arriva a premere sull'ano è il momento in cui si innesca il riflesso espulsivo. Quindi in quella fase la donna avverte appunto la sensazione di spinta irrefrenabile che abbiamo visto prima. Inoltre, quando il bambino sta quasi per uscire, nei minuti che precedono la nascita, immediatamente precedenti la nascita, la donna può percepire una sensazione di forte bruciore a livello vulvare proprio nel momento in cui passa la massima circonferenza della testa. Il bambino che cosa fa in questa fase? Avevamo visto che nella fase di transizione tende a ruotare. Quando ha portato la sua nuca sotto il pube, con la testa completamente flessa sul tronco, tende a scendere ulteriormente nel bacino materno. Quando inizia a fuoriuscire la prima parte della testa, che è poi quando la donna avverte la sensazione di bruciore a livello vulvare, quando sta per passare la massima circonferenza della testa, il bambino inizia un movimento di estensione della testa sul tronco e quindi libera e fuoriesce prima la fronte, poi gli occhi, il naso ed il mento, e fuoriesce completamente la testa. Quando il bambino si trova con la testa al di fuori del corpo materno, le spalle sono chiaramente disposte lungo il diametro trasverso del bacino. In questa fase il bambino deve fare un nuovo movimento di rotazione per portare le sue spalle lungo il diametro antero-posteriore del bacino e portare la spalla sotto il pube e fuoriuscire con il resto del corpo. Questo movimento di rotazione esterna, nella maggior parte dei casi, avviene quando è fuoriuscita la testa, nel momento immediatamente successivo, e quindi dal momento in cui fuoriesce la testa, in 20, 30, 40 secondi tende a uscire il resto del bambino. Altre volte invece la testa fuoriesce verso il termine della contrazione e quindi il fenomeno della rotazione esterna delle spalle avviene nella contrazione successiva. In questi casi la faccia del bambino rimane fuori per alcuni minuti e può anche diventare leggermente cianotica, acquisire un colorito bluastro, che non deve spaventare la persona che accompagna la donna, perché è del tutto normale. In questa fase la donna torna a essere molto vigile, presente, determinata, molto spesso imperativa, può avere una sensazione di grande forza, a che si alterna momenti in cui si sente stanca e sfinita. Le sensazioni sono di massima apertura e si possono alternare emozioni di estrema felicità e di eccitazione per il bambino che sta per nascere, alternati a momenti di paura. In questo momento comunque noi saremo sempre con voi e vi accompagneremo e vi sosterremo per garantirvi una buona nascita del vostro bambino.